whisper good morning, so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there.
Aiuta. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel canale. Questa mattina volevo fare un giro con Isotta, ho detto vado a Montecavallo, poi ho detto no, fa troppo caldo, ho deciso di venire a Collelungo, al monumento di Collelungo. Il monumento di Collelungo è un monumento dedicato a un eccidio che ci fu qui nella seconda guerra mondiale durante il ritiro delle truppe tedesche, penso uno degli eccidi più crudi. E visto che furono sterminate delle famiglie che da Cardito si spostarono qui per scappare ai deportaggi, perché in quel momento c'era la guerra, e fu fatto questo monumento in onore di queste vittime. Poi magari non entro a fondo nei dettagli, se vi interessa andate a cercarlo su internet o nei libri. Qui c'è il monumento e più sotto c'è il posto dove è successo realmente il fatto, poi magari vi ci porto a fare un giro. E, da casa mia sono 500 metri di dislivello, un paio di chilometri, e qui c'è una pace assoluta, è dentro una faggeta fresca e basta. Adesso vi porto sotto, vi faccio vedere dove è successo il fatto, e facevo la riflessione riguardo a come certi posti da molte persone non vengono rispettati, visto che sopra il monumento ci hanno pensato bene di scriverci. Però purtroppo viviamo in un mondo di scemi e non tutti rispettiamo le cose allo stesso modo. Ok, detto questo, vi porto a fare un giro sotto. Altra cosa che non sopporto, questa qui, incisione degli alberi con annessi nomi. In Veneto si dice il nome dei coglioni in tutti i cantoni. Vuol dire che il nome dei coglioni è in tutti gli angoli. Povera Italia. E anche nella giornata di oggi mi devo incazzare. Questo è quello che lascia l'essere umano quando si trova nei boschi. Bravi, complimenti. Trying in vain to hold on, no matter what I say, keeping you close shouldn't be hard if you were on.
you said you missed me. You played with my pride, making me feel like we had something real, and making you stay shouldn't feel wrong. This is the last time I'll ask you to listen. I've played all my cards. Would you feel a thing? Il 28 dicembre del 1943 delle truppe tedesche in ritirata trovarono qui, in questo preciso posto, questa famiglia. E non si capiscono ancora bene i motivi, ma pensarono bene di sterminarla. Queste famiglie. Si salvò un ragazzino che poi con gli anni ebbi il piacere di conoscere, ed era il padre di una mia amica. Quindi a questa storia mi è rimasta un po' impressa. Questo è quello che è accaduto. Come vi ripeto, non voglio entrare nei particolari, andate a cercarli su internet o nei libri di storia. È molto triste, è una storia molto triste, però deve farci riflettere a quanto la cattiveria umana possa fare, quanto male possa fare. Adesso io mi fermerò un po' qui, poi penso riscenderò, sono le 11. E basta. Ci vediamo dopo. Stavo facendo un'altra riflessione. Questo, dove sono adesso, questo qui, è il gretto del Rio Chiaro. Il Rio Chiaro di solito porta sempre acqua, parecchia acqua, incredibilmente è secco. Questo ci fa riflettere su quello che dicono ultimamente la siccità che abbiamo in Italia. Veramente di solito c'è sempre acqua ed è molto fredda. Allora, visto che è secco, tenterò di farlo in giù. Non scenderò per la strada normale, scenderò facendo Rio Chiaro. Vediamo se la faccio, se ci sono salti, se devo rinunciare. Sono le 11. Sì, posso benissimo provare a iniziare a scenderlo e poi a mezzogiorno mi fermerò a mangiare più in basso. Ci vediamo dopo. Allora, riscendendo Rio Chiaro in cima, che vi ho mostrato che era tutto secco, poi sono stato un po' fuori dal greto, e ci sono dentro il bosco, vediamo se si vede lì, ci sono tante piccole sorgenti che si tuffano dentro Rio Chiaro. Questo fa sì che in fondo poi si trovi comunque un po' d'acqua. Forte sta cosa. Adesso ve le faccio vedere. È bello perché questo giro lo feci quando avevo preso Isotta da poco ed era una cucciola, aveva pochi mesi, era piccolissima, e feci lo stesso giro, risalì per la strada di Colle Lungo e riscesi Rio Chiaro. E però Isotta era piccola, faceva una fatica bestia, e mi ricordo che
alla discesa a un certo punto dovete prenderla in spalla come se fosse un piccolo anello e portarmela a valle in spalla. E adesso dopo tanti anni abbiamo rifatto questo giro insieme. Isotta è grande, cammina più veloce di me e trova pure le vie migliori. Incredibile. Comunque è un bel giro. Diciamo che riscendere il Rio Chiaro è un po' azzardato, però se chi lo fa è abbastanza esperto di montagna o insomma si sa addestrare senza sentieri tracciati, è un bel giro, molto selvaggio, non ci passa nessuno, quindi è la vera montagna, la vera montagna wild. Vabbè, io penso di essere a metà strada ormai e basta, ci vediamo dopo. E siamo arrivati alla fine di questo video. Sono uscito da qua, che è il sentiero N6, che se vi ricordate l'ho preso per andare a Monte Marrone. E questa mattina sono salito di qua, sentiero N4 che porta al monumento di martiri di Collelungo. Sono salito, ho risceso il Rio Chiaro e mi sono ricollegato al sentiero N6. Non consiglio a tutti di riscendere il Rio Chiaro, è abbastanza tecnico in certi punti, è meglio se lo fa chi va in montagna o comunque se la cava. Niente, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like, se vi è piaciuto mettete il segui al canale, ci vediamo al prossimo video, un saluto da me e quel lupo malvagio. Ciao!